Buongiorno ragazzi, questa mattina sono ancora in hotel a Cebu City e sto lasciando questo hotel per andare al porto e poi andrò a Bohol finalmente. Uno dei miei sogni si avvera di andare a Bohol e vedere i tarsi, le scimmiette con gli occhietti grandi. Comunque, sono abbastanza felice di lasciare questo hotel perché non so se in tutta Cebu o solo in questo hotel c'è l'acqua salata che esce dal rubinetto. Quindi, come ti sciacqui l'acqua la faccia la mattina, ti bruciano gli occhi. Anche se ti fai una doccia, sei sempre salato. Quindi, vediamo se solo quest'isola, non lo so, se è solo Cebu o spero che non sia così anche Bohol. Comunque, l'altra isola, Bantayan Island, non era così. Quindi. Ora vado al porto e ci vediamo là e vediamo a che ora c'è la barca per andare a Bohol. Ciao! Eccomi ragazzi, allora sono qui al porto, come avevo detto. Qui si fanno i biglietti, ci sono due tariffe, quella da 800 peso e quella da 400. Più veloce. Depo, salamat. Depo. Tanta gente chiede le cose, ma... Adesso qua siamo al porto, sono vicinissimo al port dove ho fatto il video ieri, la struttura della Spagnola, proprio qua dietro. E qua c'è il porto, quindi si paga, dicevo, 800 peso, 2 ore di viaggio, se no 400 peso, 4 ore di viaggio. Quindi si paga la metà. Noi abbiamo preso quello 800. Qua ti chiedono ancora il vaccination card, solo per andare in quest'isola, però in tutta Cebu non ce l'hanno chiesto. Quindi qua ce l'hanno chiesto, va bene, adesso vediamo com'è. Eccomi al porto di Cebu, stavo per andare a Bohol, sarà il numero 8. Vorrei farvi notare che qua è pieno di massaggiatori ciechi, vedete? Che per un'ora di massaggio, circa 200 peso, 4 euro, 5 euro, ti fanno un massaggio così, in questo modo, seduti. Guardate. Ragazzi, mi trovo al porto e c'è un bar dove servono l'espresso. Molto difficile, a Cebu non ho ancora trovato un posto dove lo fanno. Eccolo qua. Caffettino è arrivato, ragazzi, espresso, caduto cucchiaino, questo cucchiaino. Giriamo lo zucchero, c'è la cremina buona. Costa la bellezza di 95 peso, che sono all'incirca 2 euro, 1,80 euro. Non male. Aspetta, la qui faccio un piede. Tutto è un buon espresso. Ci vorrebbe un po' di grappa per essere in tema Italia. Buono comunque, questo è il caffè più buono che abbia mai bevuto qua nelle Filippine. Sì. Sì. Hi. Bene, ok. Thank you. Hello blog. Hi. Hello blog. Bella questa barca, c'è anche l'aria condizionata. Si vede che è business class, 800 peso, guys. Ecco che siamo partiti, ragazzi. Molto veloce questa barca, molto comoda, c'è l'aria condizionata, non sono. Di solito non ce l'hanno, qua le barche sono grandi, sono traghetti molto alti. Ecco, quello che vedete là fuori è il ponte più grande delle Filippine. Bene, sono fuori dal porto, ora prendiamo questo tricycle, vedete che ce n'è tanti qua. Bali, magkano po ang isa, kung hindi po special? 50 isa. 50 isa. Ok, ora stiamo andando in hotel, circa 400 peso, che sono 400 peso sul tricycle, mezz'ora di strada. Questa è Bohol, fa veramente caldo, non ci sono tante nuvole, c'è bel tempo. Siamo a Bohol, guys. Ragazzi, mentre andavo col tricycle abbiamo fatto un cambio di programma e abbiamo deciso di prendere la moto, visto che c'è la
Gli abbiamo chiesto l'informazione, costa solo 400 peso una di queste moto, guarda. Io oggi ho preso questa qua, 400 peso, 7 euro al giorno, più o meno 7-8 euro al giorno. Questa moto qui l'abbiamo presa per 3 giorni, mi serve solo il driver's license, quindi la patente. Meglio se voi venite qua, dovete avere almeno la patente internazionale, quella italiana non sempre l'accettano. E poi un documento. 3 giorni, quindi l'abbiamo presa, abbiamo ancora le valigie, prendiamo questa e poi andiamo in hotel. Okay. Bene, siamo arrivati in pausa, mangiamo in carinderia, vedete qua. Salam. Ecco ragazzi, eccoci arrivati all'hotel. Così. Ho lasciato qua la moto, parcheggiata qua la moto, c'è la telecamera. Praticamente la casetta è questa qui, ci sono tante casette, si può scegliere aria condizionata o ventilatore. Noi abbiamo fatto il ventilatore, costa un po' meno. Questa è la casetta. Qua il prezzo a sera è 800 peso, che sono circa 16 euro. Questa è la casetta, guardate. C'è il letto matrimoniale, ventilatore. Il bagno è così, è tipo un corridoio così. Questa è la doccia, ti mettono il secchio per sicurezza se non ci dovesse essere l'acqua del water. E poi qua c'è il lavandino. E questa è l'acqua. L'acqua è anche qua leggermente salata, quindi è proprio una cosa di qua perché l'acqua arriva dal mare. Ok. E bene. Bene, questa è la camera. Poi qua c'è la presa della corrente. Vediamo. Questa qua è come quella internazionale. Vedete, queste qua sono le prese filippine, che sono piatte in questo modo. E nel caso ci vorrebbe questa presa per renderla, per usare quelle europee, no? Tu usi questa. Però quando c'è questo tipo di presa non c'è problema. Di solito negli hotel c'è, magari nelle case no, però negli hotel c'è quella che va bene anche per noi, guardate. Ok, questo qua va bene per tutti e due i casi. Spesso negli hotel non serve neanche questa presa qua. Va bene. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao.